Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, stiamo per partire con un'altra puntata di Doppio Binario. Quali sono gli argomenti di oggi, Gabriele? Oggi parliamo di 231, modelli 231 che devono costruire e rinnovare le imprese che devono essere a prova dei nuovi rischi dati sia dall'emergenza sanitaria, sia parliamo anche di rischi di natura tributaria. Grazie ai nostri ospiti, come sempre. Beh, dopo la pubblicità, a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, quest'oggi parleremo di modelli 231, cercheremo di capire quali sono le caratteristiche che devono avere i modelli per essere impermeabili ai nuovi rischi e anche la necessità di introdurre una policy ad hoc sul conflitto di interesse all'interno degli stessi modelli. Lo faremo attraverso, grazie anche ai nostri ospiti collegati quest'oggi. Io quindi saluto l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E saluto anche la dottoressa Rosanna Sarcina, General Legal Counsel del gruppo Custom. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Partirei dall'avvocato Padovani. Dunque, da dove deriva la necessità di introdurre una policy ad hoc sul conflitto di interessi all'interno dei modelli 231? Io direi che nasce da una duplice esigenza. La prima è da una constatazione. La constatazione è che nella stragrande maggioranza dei casi giudiziari che riguardano dai reati tributari, ai reati di corruzione, sia tra privati che di pubblica amministrazione, il terreno fertile su cui germogliano questi reati è spesso costituito proprio da un conflitto di interessi, quindi da un preesistente conflitto di interessi che rappresenta poi lo strumento per il dipendente infedele di perpetrare determinati reati. Ma la necessità, come dicevo, è duplice, nel senso che manca una definizione a livello normativo nazionale del conflitto di interessi, nel senso che le uniche due fonti che noi abbiamo in proposito sono date dal codice degli appalti, ma che riguardano appunto esclusivamente quello specifico ambito pubblico, e poi, come è noto, la disciplina civilistica sul conflitto di interessi degli amministratori. Quindi, nella mia esperienza, sia come organismo di vigilanza, sia come consulente 231, ma anche come avvocato penalista che si occupa di incolpazione 231, ho rilevato come questa carenza sia ormai non più gestibile, cioè le aziende devono prendere una posizione e gestire, sia a livello definitorio che a livello di presidi, un corretto conflitto di interessi. Quindi, innanzitutto, definire cosa sia questo conflitto di interessi per mettere, come dire, tutti i dipendenti, i consulenti, gli agenti, gli intermediari nella condizione di comprendere i propri limiti e l'imparzialità, soprattutto l'indipendenza del proprio agire nelle fasi decisionali o di valutazione, ad esempio, di una gara anche a carattere privato. La ringrazio, avvocato Padovani, poi dopo ritornerò da lei anche per approfondire un po' gli aspetti che devono avere i nuovi modelli alla luce anche dei nuovi rischi da monitorare. Però prima vorrei passare la parola alla dottoressa Sarcina, alla quale chiedo qual è la vostra esperienza proprio in merito all'adozione del modello 231. Beh, sì, la nostra esperienza parte innanzitutto da una serie di valori, comunque sempre perseguiti e comunque fondanti dell'azienda e del gruppo, e quindi diciamo su quei valori etici che hanno sempre tentato comunque di creare nel business un valore per tutti gli azionisti, fondato sul rapporto comunque di trasparenza e fiducia con tutti gli stakeholders. Come diceva giusto appunto l'avvocato Padovani, partendo da questi presupposti che comunque erano già presenti nel DNA dell'azienda, abbiamo implementato, quindi abbiamo deciso di creare il modello e quindi di creare l'organismo, l'ordine di vigilanza interno annesso.
perché per noi comunque è stata una scelta appunto fondata su valori già in uso, ma anche una scelta di valore economico. E quando parlo di una scelta di valore economico intendo non soltanto per ovviare a quei rischi di natura legale di cui parlava appunto l'avvocato Padovani, quindi diciamo per impedire che anche delle condotte non volute, che quindi assumessero appunto dei profili colposi, ma lì dove comunque non voluti, non commessi volontariamente, potessero però produrre, quindi diciamo arrivare alla comminazione di quelle sanzioni interdittive, dove appunto abbiamo delle chiusure, quindi delle chiusure aziendali per periodi che metterebbero praticamente in crisi qualunque azienda. Quindi la scelta è di natura economica per questo, ma anche perché il modello 231 nel nostro business oggi è una vera e propria carta d'identità, perché Custom lavora e opera anche con delle pubbliche amministrazioni, e devo dire che presentarsi con un modello 231, con un codice etico e quindi basando e facendo nascere questi rapporti commerciali su questo presupposto, ci pone già nei confronti insomma di questi clienti, ci pone già dall'inizio, intendo anche soltanto per dire nell'iscrizione, insomma, quindi nel riconoscimento come fornitori, queste caratteristiche sono comunque considerate molto importanti e quindi sono un valore economico anche per questo, per cui il modello per quanto riguarda Custom assume un duplice significato. Poi ritornerò da lei, la ringrazio. Avvocato Padovani, come accennato già prima, il modello 231, insomma, non è qualcosa di statico, ma è dinamico chiaramente. Va aggiornato, va, insomma, segue un po' le dinamiche delle aziende, delle imprese che lo adottano, ma ci sono anche tutta una serie di nuovi rischi che devono essere monitorati. Quali sono le caratteristiche del modello 231 che deve avere per essere impermeabile a questi nuovi rischi? Beh, direi che il primo tratto fondamentale di un buon sistema 231 è il fatto di essere cucito come un vestito sartoriale, deve essere cucito su misura di quella specifica realtà aziendale. Quindi vi deve essere alla base della costruzione del modello un'analisi davvero anatomistica di tutti i processi sensibili di quella realtà economica, al fine di che cosa? Al fine di creare dei presidi di controllo in chiave penal preventiva che siano davvero adattabili, realizzabili in quel contesto e che quindi siano efficaci perché osservati senza grandi problemi ovviamente di governance e di applicazione. Quindi questo direi che è il tratto comune che devono avere tutti i modelli. Ovviamente il modello deve essere anche estremamente dinamico e quindi vi deve essere una grande attenzione da parte del management, e a ciò deve essere ovviamente stimolato da un buon organismo di vigilanza, ad aggiornare il modello, attenzione, non semplicemente rispetto alle novità normative, quindi alla introduzione dei nuovi reati presupposto, abbiamo visto recentissimi cybercrime e reati tributari, ma anche come appunto il tema del conflitto di interessi, a dei nuovi benchmark di compliance che ci vengono anche dall'estero. Quindi questa adattabilità del modello, non soltanto meramente al dato normativo, ma anche, come dire, a un processo sempre più alto, culturale, di adattamento alle aziende, all'etica del business, ecco, questo è un altro tema molto importante. E come dicevo, ci sono una serie di scudi, per così dire, irrinunciabili per un buon sistema 231. Sicuramente come l'azienda sceglie, accredita e gestisce il proprio fornitore, rientra tra questi. Così come l'azienda gestisce e si posiziona sul mercato per l'acquisizione dei propri clienti e per come lo gestisce in fase contrattuale e post-contrattuale. Ma anche la disciplina del whistleblowing, ovviamente deve rappresentare una buona disciplina. Whistleblowing rappresenta, sappiamo, veramente uno dei pilastri di un moderno ed efficace sistema 231. E ovviamente sempre a livello di macrosistema 231 è molto importante che siano sempre previsti dei canali di pubblicità e diffusione del modello e del codice etico e della procedura whistleblowing. Quindi la pubblicizzazione del proprio modello attraverso ad esempio il proprio sito internet, attraverso la propria intranet aziendale,
attraverso delle clausole 231 contrattuali con i fornitori e con i clienti, questo è già indice di una carta d'identità, per citare le parole della dottoressa di poco fa, rappresentano appunto una buona carta d'identità. Poi è evidente che c'è tutto un livello di riflessione molto più approfondito e che attiene a come devono atteggiarsi singoli presidi di controllo in chiave penale preventiva, ma questo, ripeto, dipende dalla realtà, dal business di una singola azienda, e quindi sono, come dire, vietate le generalizzazioni sul modo di prevenire un determinato reato in un determinato contesto economico. La ringrazio, io torno un attimo dalla dottoressa Sarcina. Beh, voi il vostro modello 231 rispecchia effettivamente le caratteristiche che ha appena citato l'avvocato Padovani. Quali sono le garanzie, le principali caratteristiche del vostro modello e quali garanzie offre? Sì, anzi, sono veramente molto felice di aver ascoltato l'avvocato, perché questo comunque dà valore al lavoro che abbiamo svolto. Sì, il nostro modello si ritrova perfettamente in quello che ha detto l'avvocato ed è la linea guida che abbiamo seguito per arrivare a realizzarlo. È stato totalmente calato nella nostra realtà aziendale attraverso un lungo lavoro di assessment, quindi sono state praticamente valutati tutti i processi in ogni reparto aziendale. Sono stati tenuti molto in conto tutte le dinamiche che comunque, conoscendo un po' il gruppo Custom, noi comunque abbiamo varie sedi estere, abbiamo fornitori comunque delocalizzati all'estero, per cui tutto quello che diceva l'avvocato è stato vagliato, e diciamo uno dei punti forza del modello è che devo dire che ha tirato il massimo da quello che Custom aveva già a quel punto realizzato, anche in termini di certificazioni già acquisite, che sono state in un certo qual modo compenetrate all'interno del modello per arrivare ad un sistema di gestione che fosse veramente a 360 gradi. Quindi il modello è stato un po', fra virgolette, un coronamento, comunque dare ufficializzazione ad un percorso che l'azienda aveva già iniziato da tempo. Noi abbiamo puntato molto nella costruzione sulle procedure anche non scritte, che erano, diciamo, uso e consuetudine, ma non risultavano ufficializzate. Le abbiamo comunque rese note a tutto il gruppo e quindi a tutti i dipendenti perché fossero formati ed informati e soprattutto anche consapevoli. E questo lo abbiamo usato, appunto, come dicevo prima, anche per fare business, quindi abbiamo utilizzato questo fiore all'occhiello per implementare i nostri rapporti con i clienti, quindi per fare comunque economia, cioè per fare business anche con il modello. E grazie al modello 231 abbiamo, oltre che, come dire, perseguito lo scopo normativo, appunto come diceva l'avvocato Padovani, abbiamo anche efficientato alcuni processi e abbiamo comunque creato uno spirito di maggior fiducia e di maggior coesione fra i vari reparti e fra tutti i dipendenti, che prima non c'era, e in questo abbiamo anche dato e siamo riusciti comunque a conferire anche maggiore fiducia verso i fornitori e verso i clienti che comunque con Custom operano tutti i giorni. La ringrazio dottoressa Sarcina, ovviamente noi continueremo a parlare sempre di 231 anche nella seconda parte di Doppio Binario. Io non mi resta che ringraziare gli ospiti in collegamento, e faccio un saluto all'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Grazie a voi, sempre molto interessante. E ovviamente ringrazio anche la dottoressa Rosanna Sarcina, General Legal Counsel del gruppo Custom. Grazie, vi ringrazio molto ed è stato un piacere. Bene, allora restate qui con noi, pochi minuti di pubblicità e poi torneremo qui con Doppio Binario, seconda parte, con Gabriele Ventura. A tra poco. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario, continuiamo a parlare dei modelli 231 e in particolare ci concentriamo sull'importanza della formazione dei dipendenti proprio nell'implementazione di adeguati modelli che siano
effettivamente impermeabile ai nuovi rischi che, come abbiamo visto nella prima parte, sono sempre maggiori. Ma vedremo anche e analizzeremo l'importanza della turnazione delle figure che risultano effettivamente più esposte ai rischi all'interno dell'azienda. Lo facciamo con i nostri ospiti, che saluto anch'io, a cui do il benvenuto, l'avvocato Chiara Padovani, avvocato penalista e fondatrice dello studio legale Padovani. Buongiorno e benvenuta anche da parte mia. E Grazie, buongiorno. l'avvocato Rosanna Sarcina, General Legal Counsel del gruppo Custom. Buongiorno e benvenuta, avvocato, anche da parte mia. Salve a tutti, grazie. Ecco, avvocato Padovani, io parto da lei e le chiedo proprio, insomma, come ho anticipato in apertura, qual è l'importanza della formazione in tema di 231, chiaramente dei dipendenti, e come può essere effettivamente decisiva nella prevenzione dei reati. Prego. Il tema è di grande attualità, di grande importanza ed è un tema che mi è anche particolarmente caro professionalmente. Perché? Perché la formazione, come sappiamo, è anzitutto indice di una efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e quindi in generale del sistema 231 e quindi può essere uno dei fattori scriminanti della responsabilità amministrativa dell'ente discendente dal reato. Ma nella sostanza la formazione è proprio ciò che dà consapevolezza all'intera comunità lavorativa, ciascun dipendente, sia esso subordinato o apicale, dell'importanza del seguire le procedure, i protocolli, i presidi di controllo in chiave penale preventiva, non perché imposti verticisticamente, gerarchicamente, ma perché tutelano appunto l'azienda e quindi l'intera comunità lavorativa dal macigno di un procedimento 231. Ed è soltanto attraverso la formazione che si può acquisire quella consapevolezza davvero importante all'interno di un'azienda di come il business e l'etica possono andare veramente a braccetto, anzi essere uno leva dell'altro, in termini ovviamente di crescita anche personale, professionale dei dipendenti, ma più in generale di un contesto lavorativo. E quindi la formazione è un'arma davvero importante nella tutela dell'ente, nella crescita dei dipendenti dal punto di vista professionale. Sempre che ovviamente mi permetto di aggiungere la formazione che io auspico sempre essere in aula, essere in presenza, e nel senso che i webinar, l'e-learning, ovviamente siamo in un contesto dove oggi purtroppo la rarefazione interpersonale impedisce ovviamente l'espletamento di corsi 231 in aula, ma ripeto, certamente i webinar, l'e-learning possono corroborare il generale piano formativo, ma è molto importante che la formazione avvenga in aula e possibilmente sia anche condotta da uno degli esponenti dell'organismo di vigilanza. Questo, ad esempio, è proprio un'attività che io faccio personalmente come presidente di alcuni organismi di vigilanza e mi metto proprio a disposizione dell'azienda per, come dire, disseminare un po', questa cultura della compliance e ottenere anche un rapporto diretto tra comunità lavorativa e organismo di vigilanza. E questo ovviamente è fondamentale per sollecitare i flussi informativi, per sollecitare eventuali segnalazioni di anomalie o di patologie rispetto al sistema 231. Certo, quindi insomma l'importanza della formazione in aula, e speriamo appunto che si possa tornare presto, insomma, a svolgere questi corsi in presenza fisica. E avvocato Sarcina, io le chiedo voi come vi state re regolando appunto dal punto di vista della formazione dei vostri dipendenti. Sì, allora attualmente ovviamente in questo contesto tutte le attività di formazione, diciamo quelle non derogabili per legge, quindi comunque obbligatorie,
sono state comunque effettuate tutte da remoto. Certo. Stiamo cercando ovviamente di contenere, diciamo, il più possibile eventi di questo tipo per ovvie ragioni. Come abbiamo detto prima, adesso è purtroppo un argomento è diventato troppo all'ordine del giorno, quindi stiamo cercando di mantenere quella che non si può rinviare per ovvie ragioni, che quindi è necessaria. Ma rispetto alla formazione invece del modello 231, quando è stato possibile, quindi abbiamo concluso comunque le sessioni, siamo stati abbastanza fortunati, le abbiamo concluse in gennaio scorso, quindi prima di questi eventi nefasti. Appena in tempo, diciamo, insomma. Sì, esatto, abbiamo fatto appena in tempo e quindi siamo riusciti a fare quello che l'avvocato effettivamente consiglia, quindi abbiamo fatto una formazione in presenza, l'abbiamo fatta su tutti i dipendenti di tutte quante le nostre sedi e l'abbiamo fatto direttamente, l'hanno fatta direttamente i membri dell'ODV, quindi io sono stata accompagnata dall'attuale presidente dell'ODV e l'ho supportato praticamente nel presentare a tutti i colleghi non solo l'ODV, che cosa rappresenta l'ODV e che cosa appunto significasse per Custom il modello. E devo dire che c'è stata molta partecipazione, molte domande, perché appunto come diceva l'avvocato Padovani, quando si parla di responsabilità, quando si parla di reati, per chi comunque non è tecnico, le conseguenze, dico l'epilogo, è sempre associato insomma a qualcosa che poi va spiegato e va contestualizzato. Però il formare e l'informare porta anche ad una responsabilizzazione, ma soprattutto porta a capire, quindi a comprendere una cosa importante, che al di là delle azioni del singolo e che al di là ovviamente di quello che è il precetto normativo, insomma, del decreto, l'atteggiamento e quindi sapere, conoscere e avere la condotta corretta salvaguarda tutto il patrimonio aziendale, quindi salvaguarda tutta l'organizzazione aziendale e quindi di conseguenza ogni singolo posto di lavoro, perché le misure interdittive, e lo abbiamo imparato purtroppo in questo contesto pandemico, le misure interdittive che portano un'azienda a chiudere, seppure per brevi periodi, possono essere in alcuni casi molto tragiche, quindi possono portare insomma a delle crisi da cui poi difficilmente si viene fuori. Quindi questo è il messaggio che abbiamo passato e devo dire che nella mia esperienza, insomma nell'esperienza di Custom, è stata molto bella. Certo, quindi insomma un'arma decisiva è chiaramente quella della formazione, un'altra, Avvocato Padovani, mi rivolgo a lei, è quella proprio anche della turnazione delle figure effettivamente più esposte ai rischi. Cosa ne pensa? Io ritengo che il principio di turnazione in quelle aree, in quei processi sensibili, penso alla catena supply chain, penso al settore commerciale, all'interno di un'azienda siano alla base proprio per prevenire contesti che, creando dei conflitti di interesse, possono portare poi alla mercificazione, al mercimonio della propria funzione aziendale, creare cioè delle vicinanze che non sono più semplicemente vicinanze, come dire, commerciali, fisiologiche, ma a delle vere e proprie collusioni. Quindi la turnazione, prevedere che determinati settori chiavi come supply chain, il commerciale, pensiamo anche alle aziende che hanno dipartimenti che sono finalizzati ad avere i rapporti con le pubbliche amministrazioni, i cosiddetti dipartimenti di affari istituzionali, debbano prevedere che ogni 2 anni, ad esempio, è una buona media, ogni 2 anni, ogni 3 anni, cambino, ad esempio, area geografica, non dico funzione, ma cambino area geografica, per cui le persone che si sono occupate di appalti, ad esempio appalti anche privati con determinati paesi, cambino area geografica e se ne occupino di altri e così via. Questo è talmente fondamentale che il principio della turnazione, che in Italia purtroppo non ha avuto ancora una forte applicazione per una serie di ragioni anche, non neghiamolo, giuslavoristiche, è invece, come dire, il grimaldello della compliance nei paesi di common law. Penso ad esempio all'Inghilterra e United Kingdom, dove
proprio questo principio della turnazione è stato in qualche modo coniato e messo in pratica. E non a caso l'Inghilterra è l'unico, uno dei pochissimi, non l'unico, ma uno dei pochissimi paesi europei che prevede correlativamente una disciplina sul conflitto di interessi tra all'interno di aziende private, quindi non rispetto alla vita pubblica, al settore pubblico, ma per le aziende private con il Company Act del 2006. E questo ce la dice lunga sull'efficacia preventiva di questo protocollo. 2006, quindi parliamo di quasi 15 anni fa. Ecco, Avvocato Sarcina, le chiedo, voi avete previsto comunque un sistema di turnazione, ricordava nella prima parte anche i vostri rapporti, no, con la pubblica amministrazione. Sì, purtroppo qui devo ovviamente ammettere quello che dice l'avvocato Padovani. La turnazione, indubbiamente per questioni di natura giuslavoristica, non è sempre facilmente applicabile nel nostro contesto. Tuttavia devo dire che vi sono comunque dei ruoli, vi sono delle aree, come per esempio il commerciale in particolar modo, che comunque sono soggetti a questi cambiamenti. E devo dire che comunque si prestano a questa turnazione in maniera anche più fisiologica rispetto invece ad altri reparti. Quindi no, noi purtroppo non abbiamo, diciamo, non possiamo basarci come elemento di efficacia del modello sulla turnazione, ed è per questo che invece per quanto ci riguarda, su quelle funzioni che invece sono poco avvezze, poco soggette a questa turnazione, noi abbiamo puntato molto sulla segregazione dei ruoli e sulla separazione delle funzioni. Quindi diciamo abbiamo praticamente in quei procedimenti, come diceva appunto l'avvocato Padovani, tipo la supply chain o anche per esempio nell'ambito back office amministrativo, quindi della gestione diciamo dell'ordine, quindi inserimento dell'ordine, processo dell'ordine, pagamento dell'ordine, abbiamo segregato le funzioni. Quindi questo vuol dire che abbiamo dei livelli approvativi, abbiamo ovviamente dei responsabili differenti che rispondono a dei soggetti apicali differenti con dei livelli di approvazione differenti. Quindi in sostanza praticamente chi chiude l'ordine o comunque chiude la trattativa non corrisponde poi a chi magari lo approva e di conseguenza poi a chi gestisce il bonifico, quindi a chi gestisce il pagamento. Quindi abbiamo puntato maggiormente su questo per avere appunto un modello e una leva per dimostrare in un eventuale contesto, quindi di fatto insomma ad un magistrato, per dimostrare che magari diciamo la condotta che si è verificata in un determinato pezzetto, quindi in un determinato segmento, comunque era stata ben isolata, ben individuata e ben isolata. E quindi noi abbiamo puntato su questo. Purtroppo devo ammettere che la turnazione è un po' difficile da gestire all'interno delle aziende. Certo, e quindi aspettiamo per questo che vi sia un progresso anche dal punto di vista giuslavoristico. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, grazie. Grazie a voi, è stato davvero molto interessante questa occasione di confronto, grazie. Grazie anche all'avvocato Rosanna Sarcina, General Legal Counsel, gruppo Custom, grazie. Grazie, grazie per l'invito, grazie per questa splendida, insomma, chiacchierata, chiamiamola così. Su una tematica, diciamolo, veramente, veramente chiave in questo momento, perché appunto le imprese devono difendersi oltre dall'emergenza sanitaria, chiaramente, dall'aumento dei rischi che appunto potrebbero pregiudicare l'attività stessa. Bene, grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.